quadrati è sicuramente quello che voi avete applicato fin dall'inizio. In che cosa consiste il metodo dei minimi quadrati? Beh, consiste nel costruire una funzione che chiamo scatto quadrato. E questo scatto quadrato che cosa consiste? Consiste nel considerare in particolare la differenza tra i dati misurati e una certa, tra i dati misurati e una certa funzione obiettivo. In questo caso i dati che noi misuriamo nell'ambito di questo problema sono in realtà dei dati trasformati, in particolare la curva cumulativa empirica dei nostri dati. E di questa curva cumulativa empirica dobbiamo fare la differenza con i valori della nostra funzione di distribuzione di probabilità, funzione probabilità, funzione di ripartizione, ok? Questa funzione di ripartizione, termine giusto. Dobbiamo fare la differenza, la eleviamo al quadrato per evitare che i segni positivi e negativi si sommino in maniera cancellandosi. E dobbiamo minimizzare questo quadrato qua. Beh, di nuovo il problema si conduce alla minimizzazione di una certa funzione dei parametri rispetto ai parametri stessi. Quindi scriviamo lo scatto quadratico, deriviamo rispetto ai parametri che qui ho chiamato collettivamente teta, non sono A e B nel nostro caso, e otteniamo quello che dobbiamo ottenere. Nel nostro caso possiamo, nella nostra funzione di probabilità, andiamo a sostituire la curva di Gumbel, ma vi ricordo di nuovo, questo è del tutto generale se avessimo usato un'altra curva. La procedura sarebbe stata del tutto uguale, solo che qui avremmo una funzione diversa. Di nuovo abbiamo un sistema, otterremo un sistema non lineare, che è questo, tra di due equazioni, in due incognite, risolto il quale otteniamo la risposta che vogliamo. Quindi due equazioni, due incognite, metodo di Newton-Raphson-Simpson, metodo della bisezione più raramente, e otteniamo il nostro risultato. Qual è il problema che abbiamo di fronte adesso? Bene? Ma io ho fatto come l'oracolo di Delfi, non sono stato chiarissimo non sono stato chiarissimo in generale, perché così sono fatto così, no? E perché il tema, su questo tema voi dovete ricordare tante nozioni relative a ciascuno dei metodi che non sono difficili di per sé, però voi non le sapevate prima di un'ora fa e tutto vi si mescola nella testa. E quindi da questo punto di vista non sono semplici da ricordare, anche se sono relativamente semplici. Ma il grande imbroglio è che io vi ho dato tre modi per calcolare i parametri A e B, e quindi avete tre copie di parametri che sono tutti ottimi. Cioè, del resto questo è un caso in cui nella vita noi ci ritroviamo spesso, cioè quando uno si sceglie il proprio partner, per forza non sceglie. Cioè, qualche volta c'è convergenza di più soggetti sullo stesso soggetto, per esempio dell'altro sesso, ma e molto spesso, per fortuna, le scelte sono differenziate, cioè perché quando succede il primo caso succedono le guerre, come la guerra di Troia, queste cose qua, no? E invece qui gli ottimi sono ovviamente diversi. Il primo dipende dal criterio di ottimo che noi usiamo. Dipende dal criterio di ottimo. E quindi dobbiamo poi implementare un altro sistema per scegliere tra i vari ottimi, ed è quello che facciamo nella lezione che nella mezz'ora che ci separa dalla fine. Cosa lasciate in là?
Beh, ma cancelli e adesso ripartiamo da